Disco Ball. Ciao, sono Albertino e questo è Disco Ball. Il programma che ogni settimana racconta i protagonisti e i luoghi della musica da ballo. Gli artisti visionari che con le loro idee hanno rivoluzionato la musica contemporanea. I club che inventando mode e tendenze hanno riscritto gli usi e i costumi della società contemporanea. Per la musica disco c'è stato lo Studio 54 di New York. Per la musica house c'è stato il Warehouse di Chicago e il Paradise Garage di New York. Per la musica acid house c'è stata la Hacienda di Manchester. Per la techno invece c'è un club aperto nel 2004 considerato il migliore al mondo per atmosfera e selezione musicale. This is techno. Questo club si trova a Berlino e si chiama Berghain. Berlino è senza dubbio una delle capitali europee più belle ed affascinanti. La vivacità artistica post-bellica si mescola all'architettura del secolo scorso che caratterizza i quartieri intorno al centro, chiamato Mitte. Fino alla sera del 9 novembre 1989, Alexanderplatz, la piazza principale di Berlino, dove svetta la famosa torre della televisione, è il centro e il simbolo della Germania Est. Poi le guardie di confine della DDR aprono i checkpoint e migliaia di berlinesi dell'est entrano a ovest. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. Quella notte cambia la storia della Germania e segna la conclusione della Guerra Fredda. Con la caduta del muro di Berlino, gli equilibri mondiali si trasformano rapidamente, non solo dal punto di vista politico e sociale, ma anche culturale, artistico e musicale. Dall'Inghilterra arriva in Germania la musica acid house, ma soprattutto da Detroit arriva la musica techno. Techno. Dopo la caduta del muro, Berlino è una città felice, ma disorganizzata. Gli edifici abbandonati vengono occupati dai giovani per organizzare quelle feste che fino a qualche mese prima potevano solo sognare. È un periodo in cui a Berlino non esistono regole in questo senso. Dopo 50 anni terribili tra nazismo e guerra fredda, interrompere o proibire le feste è l'ultimo problema delle istituzioni. Anzi, vengono considerate un modo per celebrare la ritrovata libertà. La situazione attira a Berlino tantissimi DJ e produttori di Detroit e già nel 1993 la città tedesca viene considerata come la capitale europea della musica techno. Hangar, bunker e stazioni della metropolitana vengono trasformate in club come il mitico Tresor o Liverk, proprio a due passi dal muro. Tra i quartieri di Kreuzberg e Friedrichshain in particolare sorgono strutture impetuose, in cemento e acciaio, destinate nel dopoguerra ad accogliere centrali elettriche ed energetiche. I progressi tecnologici e le nuove esigenze logistiche hanno costretto società che producono energia come la BEWAG, che oggi si chiama Vattenfall, a ripensare i propri spazi, vendere o affittare quelli inutilizzati per crearne altri nuovi e più efficienti. Tra i 30.000 metri quadrati di spazio affittati alla Vattenfall ce n'è uno molto particolare. È un'ex centrale elettrica a forma di parallelepipedo possente in mattoni e cemento che da fuori mette paura. Da una parte del parallelepipedo c'è Kreuzberg, il quartiere dei punk prima e dei turchi adesso. Dall'altra c'è Friedrichshain, dove si trova l'East Side Gallery, il più lungo tratto conservato del muro di Berlino. Interamente decorato, che oggi è una delle attrazioni turistiche più famose della città. I due quartieri, prima divisi dal muro, sono stati uniti in un unico distretto da una legge entrata in vigore il 1 gennaio del 2001. L'ex centrale elettrica a forma di parallelepipedo sorge esattamente a 1 chilometro di distanza dalla stazione ferroviaria orientale di Berlino, Berlin Ostbahnhof. Il nome dell'edificio nasce dalla crasi, cioè dall'unione, delle parole Kreuzberg e Friedrichshain. Si chiama infatti Berghain e dal 2004, anno della sua apertura, è considerato il club techno più famoso del mondo. Berghain. Il club Berghain nasce nel 2004 sulle ceneri di un altro club, Lostgut, aperto nel 1998 e frequentato esclusivamente da un pubblico omosessuale. La serata Snacks è la più famosa di tutta Berlino. Il club diventa immediatamente un punto di riferimento della scena alternativa della città. Sia per lo spirito trasgressivo e libertino delle sue serate, sia per una scelta musicale all'avanguardia, prevalentemente techno-aggressiva e house ricercata. Il 6 gennaio 2003 Lostgut chiude, ma un anno dopo viene inaugurato quello che sarebbe diventato il club underground
underground per eccellenza. Amato e sognato da migliaia di giovani che ogni weekend arrivano a Berlino con la speranza di entrare. Perché al Berghain non è semplice essere ammessi. E tra poco vi racconteremo il motivo. Ma andiamo per gradi. Il design del Berghain è minimalista, dominato da acciaio e cemento. Il piano terra è molto buio. Strobo potentissime e fasce di laser disegnano traiettorie infernali, mentre il fumo attraversa la pista da ballo alta 18 metri e letteralmente circondata da uno degli impianti audio più potenti e perfetti che esistano. Una volta in pista, la sensazione è veramente quella di essere in un'altra dimensione. Salendo delle scale metalliche, si raggiunge il piano superiore, dove si trova un'altra pista da ballo. È il Panorama Bar. Qui l'atmosfera è più rilassata, si fa per dire. La house profonda delle ore notturne lascia il posto alla disco, al funky e anche al soul nelle ore diurne. Le luci colorate che si confondono alla luce naturale che all'alba penetra dalle finestrone lunghe e strette creano un ambiente unico nel suo genere. Le pareti sono decorate da enormi e bellissime fotografie di Wolfgang Tillmans, artista tedesco tra i maggiori esponenti della sottocultura giovanile. Tillmans è in contatto con molti musicisti che approfittano della sua amicizia per scoprire il Berghain. La scorsa estate, ad esempio, ha accompagnato nel club il rapper Frank Ocean, che è rimasto talmente impressionato da campionare una traccia prodotta da Tillmans per aprire Endless, un visual album uscito un giorno prima della pubblicazione di Blonde, il suo secondo album in studio. La traccia in questione si chiama Device Control. Come vi abbiamo raccontato poco fa, una delle caratteristiche dei club di Berlino, e quindi anche del Berghain, è quella di non avere praticamente vincoli di orario. Le serate principali del Berghain sono due, il venerdì e il sabato sera. Il primo round comincia alle 23.59 del venerdì sera, per terminare all'ora di pranzo del sabato. Il secondo inizia alle 23.59 del sabato sera, per finire addirittura a lunedì inoltrato. Ogni weekend va in scena una maratona di musica techno e house di grandissima qualità, con decine di artisti in scaletta provenienti da tutto il mondo che, soprattutto nel Panorama Bar, possono divertirsi a spaziare in ogni genere musicale in DJ set che durano minimo 4 ore e che possono superare anche le 10. Da Bjork ai Pet Shop Boys, da Madonna a Barry Manilow. In tutta la struttura è severamente vietato scattare fotografie o girare video. In rete non si trova nessuna testimonianza di quello che accade all'interno del Berghain e i clienti, ai quali viene tappata con un adesivo scuro la fotocamera del proprio telefonino, sembrano accettare e rispettare le regole. Il Berghain è praticamente l'unico locale al mondo immacolato da questo punto di vista e, visti i tempi che corrono, sembra un piccolo miracolo. Il servizio di sicurezza è molto rigido sulla questione. Se sorprese a scattare una foto o a girare un video, si viene sbattuti fuori con maniere non proprio ortodosse. La leggenda del Berghain e del Panorama Bar, che come avete capito sono lo stesso locale, è alimentata non solo dalla musica, ma anche dai personaggi che lo frequentano. Il pubblico omosessuale che lo ha creato e reso celebre a inizio millennio, quando ancora si chiamava Ostgut, è ancora presente in grande abbondanza. Dentro si può trovare una grande varietà di clienti, dal fetish al punk, da corpi mezzi nudi, tatuaggi, orecchini, creste, al più semplice, anonimo e insospettabile degli avventori, che magari nella vita di tutti i giorni fa il notaio o l'attore, come nel caso di Claire Danes, pluripremiata protagonista della serie TV Homeland, che ha confessato di avere trascorso diverse notti nel Berghain durante le riprese a Berlino. Il privé non esiste, la zona tavoli neppure, e scordatevi qualsiasi trattamento VIP. Al Berghain tutti ballano e si divertono insieme, e può capitare di ritrovarsi al bancone del bar o in centro pista con Neil Barrett, i Pet Shop Boys o Kim Cattrall, la bella attrice che interpretava Samantha in Sex and the City, tanto per citarne alcuni. Entrare al Berghain però non è per niente facile, soprattutto per i turisti di passaggio a Berlino. E non è una questione di dress code. La selezione all'ingresso al Berghain ha dei criteri molto particolari, basati su una serie di regole non scritte e anche discutibili se vogliamo, decise da un personaggio eccentrico, strano, dall'aria inquietante, con capelli lunghi brizzolati tirati all'indietro, barba che nasconde i numerosi piercing e il volto tatuato. Il suo nome è Sven Marquardt. In realtà Sven non è il mostro che sembra. Nato nel 1962 in piena Berlino Est, figlio di panettieri, è un apprezzato fotografo con alcune importanti mostre all'attivo. Un punk ribelle, diventato l'emblema di una Berlino minimale, decadente, ma decisamente creativa. Quella Berlino raccontata da personaggi come Lou Reed e David Bowie.
Sven Marquardt è il door selector più famoso del mondo ed è lui che decide, dopo ore di coda, chi può entrare e chi no al Berghain. Dipende tutto da un semplice gesto con la testa o con la mano, suo o di uno dei suoi collaboratori, che ultimamente lo sostituiscono spesso all'ingresso. In caso di risposta negativa, il consiglio è di non provare neppure a discutere. Meglio riprovare un'altra volta. Nei forum e nei blog online, i fan del Berghain hanno immaginato una lista di parametri utili per entrare, che prevede tra le altre cose la conoscenza della lingua tedesca e una sorta di eccentricità facciale e di stile, anche se spesso anche tutto questo sembra non essere valido. Le poche dichiarazioni a riguardo parlano di una selezione mirata a creare un ambiente disomogeneo dove è rappresentata un po' tutta la società, ma la sensazione è che a volte si procede un po' a caso, ma fa parte del gioco, discutibile o meno. La leggenda del Berghain è anche questa. Berghain on Discovo. L'ex centrale elettrica di Berlino, nella quale sono state ricavate le sale da ballo del Berghain e del Panorama Bar, è caratterizzata da altri spazi che vengono aperti ed utilizzati per eventi speciali o straordinari. Da poco è stata inaugurata una terza sala dedicata alle sonorità più sperimentali, la Soil, che in italiano significa colonna e che si trova sotto il Berghain. Poi c'è la Cantin e la Hall am Berghain, che vengono aperte in occasione di concerti, installazioni, mostre o eventi speciali. In quest'ultima sala, il 24 ottobre 2013, Lady Gaga ha presentato Art Pop, album pieno di riferimenti alla musica dance ed elettronica. In conferenza stampa la cantante italo-americana si è presentata mezza nuda e con i baffi, come se volesse omaggiare la trasgressione della location che la ospita. La musica rimane sempre e comunque il punto di forza del Berghain. Le scelte dei DJ che suonano regolarmente nel club sono diventate talmente influenti da imporsi quasi come genere. I resident storici del Berghain come Marcel Dartman e Ben Clock sono diventate star internazionali. La Oskuton, poi, l'etichetta del Berghain, che porta il nome del locale precedente, è un punto di riferimento della scena techno mondiale. Nata nel 2005, l'etichetta produce dischi techno sperimentali e compilation che portano il nome delle due anime del locale, Berghain e Panorama Bar. Il Berghain a Berlino è diventato un luogo di culto. Lo scorso marzo sono stati messi in vendita i pezzi che componevano un gigantesco murales che rivestiva la sala d'ingresso del club. Per effettuare lavori di ristrutturazione, l'opera dal titolo Rituals of Disappearance, lida all'apertura del club nel 2004, è stata smontata, ma né i proprietari del club, né l'autore, l'artista polacco Piotr Nathan, volevano che andasse da qualche altra parte. Così è stato deciso di mettere in vendita tutti i 171 pannelli che la compongono. Ogni pezzo è stato venduto in poche settimane a 500 euro l'uno, a dimostrazione di come per i fan del Berghain avere a casa un pezzo del club abbia un valore inestimabile. L'opera Rituals of Disappearance può essere capita solo nel contesto per cui è stata creata, con la musica giusta ad accompagnarla, circondata da persone che si divertono e intrisa dall'aura unica del luogo, spiega Piotr Nathan sul sito in cui ha messo in vendita i murales. Per me è necessario smembrare l'opera e metterla a disposizione di chi ha un legame con il Berghain. Queste sono le parole migliori per esprimere cosa significhi il club per Berlino e per i suoi clienti. Da un paio d'anni girano voci sulla sua chiusura, ma al momento questa sembra l'ultima delle cose possibili per un locale di grande successo come il Berghain. Ed è tutto per questa puntata di Disco Ball dedicata al Berghain. Ringrazio Shorty per la regia. Hello! E alle Lippi per i testi. Ci sentiamo la prossima settimana con Disco Ball. Disco Ball.